Buongiorno a tutti e ben ritrovati, spero tutti bene, sul canale. Come vedete non siamo in laboratorio, non sto registrando in laboratorio perché anch'io, come credo la stragrande maggioranza di voi, sono a casa, isolato per evitare il contagio e per sperare di contenere la diffusione del virus. Non voglio però rinunciare a registrare qualche pillola di metrologia, sia per tenere vivo il canale, ce n'è quanto mai bisogno, credo, in queste circostanze, sia anche per darvi modo di, magari, che so, svagarvi un po', trovare qualcosa da guardare, qualcosa di, spero, interessante. Di cosa voglio parlarvi in queste pillole? Non di cose troppo tecniche, direi che forse non è il caso in questa situazione. Qualcosa di un pelino meno pesante, più leggero, e l'idea che mi è venuta è di parlare un pochino di storia delle misure, ripercorrere un po' questa bellissima avventura della metrologia, della storia delle misure, dalle origini a oggi. Premetto, ed è doveroso farlo, non sono uno storico, né storico né storico della scienza, a malapena riesco a fare misure, quindi non aspettatevi da me qualcosa di estremamente rigoroso, di estremamente documentato. Sono considerazioni che sono venute un po' dall'aver letto testi, dall'averne parlato con tanti colleghi, dall'aver magari discusso con qualche collega che più di me si diletta di storia. Quindi prendetele come considerazioni di un appassionato di misure, ma non di uno storico. E l'idea che mi è venuta, da cui sono partito, è quella di tentare di rispondere alle tre importanti domande che ciascuno di noi dovrebbe un pochettino porsi per capire cosa sta facendo, ed è il quando, il perché e il dove. Il quando è quando abbiamo iniziato a misurare, quando l'umanità ha iniziato a misurare, le tre domande le vedete apparire adesso sullo schermo. Il perché misuriamo, perché ci poniamo questa domanda, perché ci serve, e a questo più che in queste pillole credo di aver cercato di darvi risposta in tutte le pillole precedenti delle precedenti registrazioni, e magari qualcosina alla fine per capire dove vanno e dove si stanno muovendo le misure. Non faremo tutto in un'unica pillola perché sarebbe troppo lunga, perché rischierei di annoiarvi, e cominciamo oggi con la prima, con le origini. Ma quando abbiamo iniziato a misurare? E quando uno si pone questa domanda non sa sinceramente che risposta darsi. Il tempo zero per le misure io non l'ho trovato, magari qualcun altro l'avrà identificato, ed è una cosa strana perché, se ci pensate, noi riusciamo facilmente a dare una data per tutte le più grandi scoperte scientifiche, per ciò che ha anche segnato la nostra esistenza. Andando un po' a ritroso dalle ultime verso le prime, ne ho presa qualcuna a caso, le vedete comparire qui sulla slide, noi sappiamo che l'ultima è quella del modello standard, o quella del bosone di Higgs, che è stata formulata da Higgs nel 1964 e poi nel 2013 ha avuto la verifica sperimentale con il famoso esperimento di Ginevra. Se andiamo indietro, la relatività di Einstein ha una data ben precisa, quella della sua pubblicazione, 1905. La radio, la scoperta della radio, il primo esperimento di Marconi, anche questo ha una data ben precisa, il 1885. L'elettricità, almeno quella moderna, quella che conosciamo oggi, anche qui c'è una data ben precisa, Alessandro Volta, la pila, la presentazione della pila a Napoleone, e siamo nel 1800. La gravitazione universale, legge di Newton, anche questa ha una data ben precisa, 1687. Il moderno metodo scientifico, che si rifà a Galileo, siamo nel XVII secolo, anche qui riusciamo a dare una datazione, ma andando indietro, guardate,
Arriviamo alla scoperta della ruota. Pare intorno al quarto millennio avanti Cristo. Qui le datazioni non sono ovviamente così precise, ma un'idea ce la siamo fatta. E le misure? E le misure dove cominciano? Quando cominciano? Come vi dicevo prima, non c'è una data precisa. Noi pensiamo che l'inizio, se volete, l'inizio dell'ingegneria sia dato dall'invenzione della ruota. Certo, il primo utensile, il primo strumento che ci ha consentito di trasportare cose senza fare troppa fatica. Però se ci pensate, è venuta prima la ruota o è venuto prima uno strumento che ne consentisse di misurare il diametro? Perché senza una cosa del genere, una rudimentale barra metrica, come si faceva a realizzare una ruota? Oddio, forse una ruota ce la si faceva ancora, ma due? Sì, perché con una ruota voi al massimo fate una carriola. Se già volete essere un po' più comodi ad avere un carretto a due ruote, che è già più comodo e trasporta più cose di una carriola, poi ci attaccate facilmente un animale per trascinarlo, e se le due ruote non hanno lo stesso diametro, a farlo andare dritto quell'oggetto ce ne vuole, fate quasi più fatica che non a portarvi le cose da voi, l'avrebbero abbandonata. Quindi la barra metrica probabilmente, direi io quasi sicuramente, è nata prima della ruota. E più indietro come riusciamo ad andare? E guardate che la barra metrica, abbiamo evidenza che ce ne fossero fin dall'antichità. Qui sulla slide vi mostro un'immagine trovata di una barra metrica, probabilmente cinese, non sono riuscito a capire esattamente, non lo riportava neanche il testo su cui l'ho trovata, che origine potesse avere. E le misure? Il tempo zero qual è? Beh, io mi sono fatto un'idea, è un'idea mia personalissima ed è questa, la vedete adesso apparire qui sulla slide, lo riconoscete penso, è Stonehenge. Che cosa sia Stonehenge credo che con certezza non lo sappia nessuno, ma cosa forse era questo lo si sa, era probabilmente un osservatorio astronomico. E quando si parla di osservatorio astronomico, riferendoci alle misure, c'è una cosa ben precisa. Ha un utilizzo ben preciso. Certo non quello di guardare le stelle quanto sono belle, era quello di misurare il tempo. Di misurare l'alternarsi, non tanto giorno-luce, ma l'alternarsi delle stagioni. E capite quanto era importante fin dall'antichità poter misurare il tempo. Perché voleva dire essere in grado di sapere quando e come regolarsi su una cosa così importante come era la semina, per esempio, per riuscire a vivere di ciò che si riusciva a produrre in quel momento. E non è un caso, anche qui se ci pensate, se ci riflettete, che oggi il campione più accurato che abbiamo è di gran lunga quello del tempo, di ordini di grandezza. Si parla di una parte in 10 alla 15, una parte in 10 alla 16, capite che probabilmente siamo arrivati a tanto perché abbiamo iniziato ad occuparcene fin dall'origine. Quindi per me questa è l'origine. E poi, beh, certo non c'era documentazione, si è evoluta, però sappiamo che in quasi tutte le civiltà, e lo troviamo, lo vediamo nei reperti archeologici, ci sono strumenti di misura. Io qui sulla slide vi ho identificato, vi ho messo un regolo egizio, strumento di misura della lunghezza, e un'anfora greca, strumento di misura del volume. Anfora viene dal greco amphoreus, che è l'unità di misura greca del volume, circa 0,02 metri cubi. Quindi questo è una testimonianza che esistevano nel passato, ma non sapevamo come venivano usati, cioè non sapevamo se dietro a questi strumenti c'era una sorta di sistema metrologico come lo intendiamo noi oggi, oppure se erano utensili usati per facilitarsi un po' la vita, ma senza
dietro una sorta di scienza o un'idea di scienza, almeno in nuce. Dove dobbiamo arrivare? Dobbiamo arrivare a Roma, diciamo tarda Repubblica e inizio dell'Impero Romano. Perché? Perché a Roma c'è un sistema metrologico, lo vedete comparire qui sulla slide, a Roma c'erano i campioni, avevano il campione di unità di lunghezza, il PES, il piede romano, circa 30 cm, più o meno come il piede delle misure imperiali odierne. Avevano l'unità di misura del volume per liquidi, il sextarius, che era circa 0,054 metri cubi, vedete qui sulla slide l'immagine. Avevano l'unità di volume per i grani, sale, sementi, ed era il modius, ne vedete qui un esempio, che erano circa 16 sextaria come volume. Avevano un'unità di misura anche per la massa, era la dracma, presa dalla civiltà greca, ed erano circa 3,4 grammi attuali. Avevano tutto questo, avevano i campioni. Sappiamo anche come li gestivano, in un modo che è molto simile a quello attuale, perché erano approvati e manutenuti dal governo centrale. Ce n'erano copie disseminate nelle province, un po' come adesso. Abbiamo i campioni che sono negli istituti meteorologici nazionali e poi abbiamo i laboratori di taratura che hanno i loro campioni, tutti riferiti al campione del laboratorio primario. E dov'era il laboratorio primario nell'antica Roma? Guardate, una curiosità, lì conservavano i loro campioni a Roma nel tempio di Junio Moneta. Non era nient'altro che l'antica zecca. Ora ditemi voi, quando uno conserva qualcosa nella zecca, di solito è perché gli dà una grossa importanza. Piccola testimonianza di quanto fosse importante. Ma ancora non sappiamo e non l'abbiamo trovato, non c'è nelle testimonianze come, se e come venivano usati questi campioni. E qui, per andarlo a scoprire, ci aiutano gli scavi archeologici di Pompei. Qui devo dar credito a un mio collega di Torino, il professor Vittorio Marchis, che è appassionato anche lui di storia, in questo caso di storia dell'industria moderna, è andato a guardare nel passato. E ora cosa c'è a Pompei? Pompei, lo sapete, è stata distrutta dall'eruzione del Vesuvio, mi pare fosse il 79 d.C., e però per fortuna non siamo ancora riusciti, anche se ci siamo messi d'impegno, a distruggere quello che la coltre di cenere ha conservato. Abbiamo ancora conservata, direi molto bene, ciò che era l'antica Pompei. Ci sono gli edifici, li riusciamo a misurare, possiamo misurarli benissimo. Vigliacco che ce ne sia una dimensione di questi edifici che sia rapportabile al piede romano. E uno si chiede, ma allora se l'avevano, a che lo usavano? E a ben pensarci, è quasi inutile, il piede romano sono 30 centimetri. Voi vi immaginate andare a misurare metri, quali potevano essere lunghezza e larghezza di un edificio, a passi di 30 centimetri con un compassino e ruotarlo? C'era nessun bisogno. Il costruttore, l'architetto, piuttosto che il capomastro, se le misurava a passi. Tanto era sempre lui, e misurando la passi riusciva tranquillamente a preservare quello che ai tempi per i canoni estetici dell'epoca e non solo, era il rapporto ottimale, il fi, la sezione aurea. Le proporzioni sono perfette, quindi misuravano, ma certamente non col PES. E allora la risposta viene sempre dagli scavi archeologici, ma questa volta non dagli edifici, da quello che si trova nei musei, da quello che si è trovato dentro gli edifici. Perché dentro gli edifici si sono trovati due oggetti, una serie di oggetti, che avevano dimensioni perfettamente rapportabili al piede romano, sotto multipli del piede. E i due principali, le serrature dei forzieri, non tanto le loro dimensioni quanto l'interasse. E perché? Perché il forziere di solito era di legno,
ed era costruito dal falegname. La serratura in ferro era costruita dal fabbro. E se non si capivano sulle distanze dei fori per poter fissare la serratura al forziere, erano dolori. Per i più giovani, ai tempi, ricordatelo, non c'erano i trapani elettrici per fare i fori. Si andava di punteruolo e mazza. Quindi sbagliare un foro era un bel problema. Quindi, primo aspetto, artigiani diversi che devono capirsi, devono avere lo stesso riferimento, molto moderno. Andiamo avanti. L'altro oggetto che è perfettamente rapportabile al piede erano i tappi in marmo delle tubature di acqua corrente, perché Pompei era una città ricca, Pompei era una città pulita, avevano l'acqua corrente in quasi tutte le case. Sappiamo quanto i romani fossero bravi nel costruire acquedotti, arrivavano con tubazioni in terracotta, in argilla, e però erano anche case ricche. Quindi il rubinetto, o quello che allora era il rubinetto, doveva dimostrare questa ricchezza. Ed era fatto in marmo, e in marmo pregiato, che non si trovava lì vicino. Veniva dalle cave di Carrara, che erano già a quell'epoca attive. Ed erano, grosso modo, 500-600 km di distanza. E all'epoca non è che si facessero così facilmente. Quindi sbagliare una dimensione, a parte il pregio dell'oggetto, ma sbagliare una dimensione voleva dire buttarlo via, voleva dire buttare via un sacco di quattrini. Ecco questo sistema metrologico romano molto simile al sistema metrologico adesso, almeno per le parti che riguardavano il commercio. Vuol dire niente di nuovo sotto il sole. Era qualcosa che l'idea del sistema metrologico attuale esiste da almeno 2000 anni. E i romani, anche in questo, gli antichi romani ci avevano anticipato. Per adesso è tutto. Affronteremo la parte più moderna nella prossima pillola, se no vi annoio. State in casa, state lontani dal virus più che potete e ci rivediamo la prossima volta. Arrivederci.